Buonasera, buonasera carissima Chiesa, mi sento emozionato, vi dico subito perché siamo atterrati ieri, ma siamo arrivati a Vasto qui ieri sera e approfitto anche di salutare coloro che si collegano sempre insieme a noi per adorare il nostro Signore, cioè streaming, coloro che seguono via streaming. Vorrei anche salutare i nostri, qualche ospite, di sicuro c'è un ospite speciale, si chiama Davide, che è venuto con me questa sera. Ti diamo il benvenuto, è un ragazzo che viene dalla Colombia ma vive in Italia e quindi è un figliolo di Dio che si è unito alla nostra chiesa qui, è un giocatore di calcio, ecco. Vi mando, approfitto già da adesso subito di mandarvi i saluti dalla chiesa di Tashkent, di Uzbekistan, vi salutano veramente tanto e vi porto anche veramente le temperature caldissime. Io pensavo che faceva caldo lì, ma anche qui non si scherza, quindi abbastanza caldo, ma gloria a Dio, Signore è buono, perché come dice Mario spesso, Signore è buono anche quando fa caldo, fa fresco. Ed è bello vedervi dopo 3 settimane così abbronzati, così riposati, e siamo contenti come famiglia di rivedervi. Adesso, prima di cominciare, vogliamo subito partire con la lettura della parola di Dio. Vorrei chiamare Paola e vi invito di alzarvi in piedi, che leggeremo dal libro di Giosuè, capitolo 19, dal versetto 1 a 17. La seconda parte, tirata a sorte, toccò a Simeone, alla tribù dei figli di Simeone, secondo le loro famiglie. La loro eredità era in mezzo all'eredità dei figli di Giuda. Ebbero nella loro eredità Beersheba, Seba, Molada, Casar Sual, Bala, Asem, Eltolad, Betul, Korma, Siklag, Bet Markabot, Casar Susa, Bet Lebaot e Saruken. 13 città e i loro villaggi, Ain, Rimmon, Eter e Asan, 4 città e i loro villaggi, e tutti i villaggi che stavano attorno a queste città, fino a Baalat Beer, cioè la rama del sud. Questa fu l'eredità della tribù dei figli di Simeone, secondo le loro famiglie. L'eredità dei figli di Simeone fu tolta dalla parte dei figli di Giuda, perché la parte dei figli di Giuda era troppo grande per loro. Così i figli di Simeone ebbero la loro eredità in mezzo all'eredità di quelli. La terza parte tirata a sorte toccò ai figli di Zabulon, secondo le loro famiglie. Il confine della loro eredità si estendeva fino a Sarid. Questo confine saliva a occidente verso Mareala e giungeva a Dabeset e poi al torrente che scorre di fronte a Yokneam. Da Sarid girava a oriente, verso il sollevante, fino al confine di Kislot Tabor, poi continuava verso Dabrat e saliva a Yafia. Di là passava a oriente per Gat Kefer, per Et Kasin, continuava verso Rimmon, prolungandosi fino a Nea. Poi il confine girava dal lato di settentrione verso Cannaton e terminava nella valle di Iftael. Esso includeva inoltre Kattat, Nalal, Simron, Ideala e Betlemme, 12 città e i loro villaggi. Questa fu l'eredità dei figli di Zabulon, secondo le loro famiglie, quelle città e i loro villaggi. La quarta parte, tirata a sorte, toccò a Issacar, ai figli di Issacar, secondo le loro famiglie. Vi potete accomodare. Quanto bello, mentre leggevo questi passi, pensare che queste tribù non facevano a guerra, ma una volta che gli è stato dato un confine loro accettavano. Ma perché? Perché avevano probabilmente il timore del loro Dio, lo conoscevano molto bene, ed è bello quando una nazione ubbidisce e cerca il Dio. Noi siamo stati, voi sapete bene, adesso nel nostro paese, ed è la cosa bella osservare
come noi adoriamo lo stesso Dio, però nelle culture diverse. Cambiano le culture, cambiano un po' alcune dinamiche, ma noi adoriamo lo stesso Dio. E la cosa che mi ha sempre colpito quando vado nel mio paese, la facilità delle persone, che nonostante la fede costa lì, la facilità di testimoniare del loro Dio alle persone che vivono vicino a loro. E quindi vorrei anche diciamo raccontarvi questo breve episodio ricollegandomi a un versetto biblico che si trova in primo libro delle cronache, che non c'entra nulla con quello che abbiamo letto, però per incoraggiarvi di continuare a ricercare il nostro Signore con un animo volenteroso, perché adesso siamo tornati in Uzbekistan e ho percepito una forte presenza da parte del Signore in quella nazione. Sono affamati, sono in cerca delle risposte, sono molto delusi dalla loro religione, ma sono così tanto affamati della parola di Dio. E vi racconto questo, prima leggo il versetto per far riflettere e poi racconto questa breve testimonianza affinché anche noi possiamo ricercare Dio e far comprendere alle persone che vivono intorno a noi che abbandonare Dio ha delle conseguenze veramente disastrose su una nazione. E il versetto si trova nel primo libro delle cronache, 28:9, che dice: e tu, Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso, poiché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te, ma se la abbandoni, egli ti respingerà per sempre. Guardate, in questo versetto soltanto mi ha fatto molto riflettere il fatto che quando noi serviamo Dio, lo dobbiamo servire con animo volenteroso. Noi siamo venuti qui, sicuramente qualcuno ha lasciato il mare, qualcuno si è alzato, ha detto ma adesso devo andare un po' in chiesa. Però la parola di Dio dice: quando ti presenti davanti al Signore, fallo con animo volenteroso. Questo è un aspetto molto importante per quello che riguarda la nostra vita cristiana. Un'altra cosa è che il Signore scruta i nostri cuori. Scruta i nostri cuori. Non è sbagliato ovviamente a volte provare quel tipo di sentimenti, però come il Signore conosce le nostre debolezze, noi non dobbiamo avere paura di confessare questi tipi di, diciamo, di debolezze al nostro Dio. E la terza cosa è che mi piace è che dice: se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare. È un'azione attiva. Non è una questione che io sto lì passivo e Dio mi viene incontro. Lo fa anche e l'ha fatto nella nostra vita, ma bisogna anche cercarlo, bisogna anche volere ed il Signore si farà trovare. E poi l'ultimo: mai abbandonare Dio, neanche per mezza giornata, mai abbandonare Dio, né come singoli individui, né come la famiglia e soprattutto come la nazione. E perché vi dico questo? Voi sapete bene del mio amico che ha cominciato a leggere la parola di Dio e adesso sta avendo delle belle lotte all'interno della comunità islamica, tanto che ha potuto regalare la sua Bibbia alla sua zia che era curiosa perché lui stava leggendo le sacre scritture e il Signore in qualche modo sta aprendo i suoi occhi. Il mio amico che si chiama Islam, voi l'avete pregato anche per tanto tempo per lui, e lui adesso sta facendo delle domande alle moschee, quando va nelle moschee fa delle domande e fa riflettere la popolazione, tanti uomini che riflettono. E quando noi siamo andati con la famiglia a prendergli un'altra Bibbia, al ritorno nel taxi il tassista ci ha chiesto: come mai vi siete trovati in questo negozio? Che cosa c'è in questo negozio? Noi abbiamo detto che è l'unico negozio dell'Asia centrale dove si può acquistare le sacre scritture. E lui mi ha chiesto: ma in che senso? È il Corano? E disse: no, è le sacre scritture, Injil sarebbe la Bibbia. Io ho aperto, una cosa curiosa, ho aperto
sul capitolo 5 di Matteo, sulle beatitudini, e ho cominciato a leggerli in uzbeko, nella lingua uzbeka, i passi e l'insegnamento del nostro Signore Gesù Cristo. E a un certo punto questo signore, questo tassista, mentre guidava la macchina, ha cominciato a guardare dietro, libro, la voce, ed era molto perso. Poi a un certo punto mi ha detto: scusami, ma chi l'ha detto queste parole? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Io l'ho detto, questo l'ha insegnato il Somasih, sarebbe Gesù Messia. E lui mi ha detto: leggimi. Non ho mai sentito parole del genere. Ed era una cosa incredibile, perché lui non riusciva a capire che io ero un po', diciamo, europeo, russo, Alessandra, parlavano in italiano dietro, ma lui ha detto: voi parlate in uzbeko, ma dite delle parole che non ho mai sentito nella vita mia. Perché vi dico questo? C'è grande sete in queste nazioni, in queste popolazioni, di conoscere la verità. Invece il nostro vantaggio quale? Che noi non dobbiamo abbandonare il nostro Dio. Quindi il mio incoraggiamento è che noi possiamo aggrapparsi a Lui e di seguire il Dio dei nostri padri, perché l'Unione Europea, l'Europa, l'ho sempre detto, è stata comunque basata sui principi biblici. Quindi vi invito adesso, invito il gruppo Lode di avvicinare, invito voi di alzarvi in piedi per adorare questo grande Dio che ha grandemente benedetto nei secoli la nostra nazione. Lode a Dio, la sua grazia immensa è più forte del male, nuova ogni dì. Le colpe abbonda la grazia di Dio. Che amor può scordare il nostro peccato, seppur onnisciente Dio lo cancellò, slettato in un mare che fondo non ha. Le colpe abbonda la grazia di più. Chi può pazientare col nostro vaga, il tenero padre che ci chiama a sé, il misero accoglie chi povero è. Le colpe abbonda la grazia di più. Lode a Dio, la sua grazia immensa è più forte del male, nuova ogni dì. Le colpe abbonda la grazia di più. Di grande bontà ha versato su noi, pagò con la vita ed il sangue suo quel debito che non potemmo saldar. Le colpe abbonda la grazia di più. Gloria a Dio, la sua grazia è me. Le colpe abbonda la grazia di più. Lode a Dio, la sua grazia immensa è più forte del male, nuova ogni dì. Le colpe abbonda la grazia di più. Sì, le colpe abbonda la
grazia di più. Chi ha sconfitto ogni peccato, chi ha mostrato tutto il suo amore, il re di gloria, il re su tutti i re. Chi ha lanciato il tuono santo, chi ci ha lasciati meravigliati, il re di gloria, su tutti re. Questa è la grazia tua, questo è il tuo grande amore, hai preso il posto mio, hai preso ogni mio errore, la vita tua per me, per la mia libertà. Gesù, io canto del tuo amor per me. Chi in mezzo al caos rimette a posto, chi ci ha adottati come suoi figli, il re di gloria, chi regge il mondo con la giustizia, chi è più del sole nel suo splendore, il re di gloria, il re su tutti i re. Questa è la grazia tua, questo è il tuo grande amore, hai preso il posto mio, hai preso ogni mio errore, vita tua per me, la mia libertà. Oh, Gesù, io canto del tuo amor per me. Degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnel di Dio, degno, degno, degno sei. Questa è la grazia tua, questo è il tuo grande amore, hai preso il posto mio, hai preso ogni mio errore, la vita tua per me, per la mia libertà. Gesù, io canto del tuo amor per me. No, quella era venerdì, non oggi. Noi veniamo in tua presenza, venerando ogni tuo dono, che tu hai mandato a noi con amor.
siamo grati e ti lodiamo per la tua compassione che ci meraviglia, siamo grati a te. E con il tuo amore che ci hai perdonato e per il tuo amore che siamo qui liberi noi. Siamo cambiati, grazie al tuo amore. Noi veniamo in tua presenza, ricordando ogni tuo dono che tu hai mandato a noi con amore. Siamo grati e per la tua compassione che ci meraviglia, siamo grati a te. E con il tuo amore che ci hai perdonato e per il tuo amore che siamo qui liberi noi. Siamo a te, se siamo cambiati, e con il tuo amore che ci hai perdonato, e per il tuo amore che siamo qui, liberi. Siamo cambiati, grazie al tuo amore. Gesù, tu sei il centro di ogni cosa. Gesù, tu sei il centro di ogni cosa. Dal principio alla fine, tu sei sempre stato e sempre sarai Gesù. Gesù, niente più importante, niente in questo mondo c'è. Gesù, tu sei il centro, tutto ruota intorno a te, intorno a te. Gesù, il centro della vita mia. Gesù, il centro della vita mia. Dal principio alla fine, tu sei sempre stato e sempre sarai Gesù. Gesù, e niente più importante, niente in questo mondo c'è. Gesù, tu sei il centro, tutto ruota intorno a te, intorno a te. Nel mio cuore e nei cieli, Gesù sei al centro, tutto è per te, Gesù, tutto è da te. Nel mio cuore
e nei cieli. Gesù sei al centro, tutto è per te. Gesù, tutto è da te, nel mio cuore e nei cieli. Gesù sei al centro, tutto è per te. Gesù, tutto è da te, nel mio cuore e nei cieli. Gesù sei al centro, tutto è per te. Gesù, tutto è da te. Gesù, il centro della nostra chiesa. Gesù, il centro della nostra chiesa. Tutto il mondo inginocchiato e ogni lingua dichiarerà la gloria a Gesù. Gesù, e tua la gloria, Gesù. Gesù, e niente più importante, niente in questo mondo c'è Gesù, tu sei il centro, tutto ruota intorno a te, intorno a te, intorno a te, intorno a te. Padre Santo, io prego che questo sia una realtà. E se non lo è, che lo possa diventare. Signore, che non siano semplicemente parole che cantiamo a voce, che cantiamo perché vogliamo cantare, ma che sia veramente una riflessione di quello che è presente nelle nostre vite. E Signore, che possa essere una riflessione non solo qui in questo posto, ma soprattutto in ogni azione che noi facciamo quotidianamente. Perché Signore, se tu non sei il centro di ogni nostra cosa, se tu non sei il centro di questa chiesa, stiamo operando invano. E Signore, io prego che tu veramente possa diventare quello che noi abbiamo cantato e che possa diventare sempre di più quello che ricerchiamo giorno dopo giorno, quello per cui siamo affamati, quello che bramiamo, Signore. Grazie, Papà. È nel tuo nome santo che preghiamo. Amen. Vorrei ringrazio fratello Sean che ha pregato già per quello che abbiamo cantato, ma anche ha pregato per i nostri cuori, per i nostri orecchi. Quindi vorrei chiamare fratello Mario che porterà la parola del nostro Signore e che il Signore vi benedica mentre ascoltiamo. Gloria a Gesù Cristo, che bello, aria fresca, spero che non avete troppo caldo voi, bello è ritrovarci insieme dopo un tot. State bene? Passate una buona settimana? È domenica oggi, oggi è il primo giorno della settimana, non l'ultimo, allora non dovreste essere né stanchi né assonnato. Vero? Perché quando vengo di venerdì, venerdì è brutto, no? Quasi l'ultima, la fine della settimana. Però questo è il primo giorno della settimana, non ci dovrebbe essere né, sai, così.
E né troppa fretta per andare a casa, no? È appena iniziata la settimana, vero? Avete già pranzato, no? Sicuramente sul tardi, allora lo stomaco è ancora un po' pieno, digestione già iniziata, è completata pure. Cena si fa verso le 8:30, le 9, perché è estate. E sono le 7? No. 6:30. E allora, allora, gloria a Gesù Cristo, siamo contenti di essere qua con voi, di nuovo. Ti porto le salute dai fratelli di Lanciano, che ci siamo visti stamattina con loro, dice, mi hanno incaricato di salutarvi. E vi saluto anche Max e Magdalena, okay? Che erano con noi stamattina, stasera ha detto non ce la facevano a venire. Ok, allora, Salmo 23, che bel salmo, vero? Una domanda, chi me lo può citare a memoria? Alza la mano e alzati e poi me lo dice. Vabbè, pure in inglese, va bene. Pure è un salmo bellissimo, eh? È un salmo bellissimo. Dopo il Padre Nostro, che è Matteo capitolo 6, da versetto 9 a 13, dopo il Padre Nostro, questo passo qui, è specialmente il primo e il quarto versetto, è probabilmente i versetti più conosciuti che ci siano e sono sulle labbra di qualsiasi persona, capito? Credente e non, capito? Questa sera facciamo una riflessione su questo salmo qui, che spero che vi possa essere di benedizione, Non penso che sarà quello che pensate voi, perché questo di solito è un salmo di consolazione, è un salmo che ci porta, diciamo, pace nel cuore, ci porta, diciamo, a livello proprio di riposare nel nostro Signore, perché si vede proprio la sua cura per noi, si vede quelli che lui, la premura, quella premura che lui ha per il suo popolo, capito? È una cosa stupenda questo, e non c'è da sfuggire questo, che è la norma nel Salmo. Ok, è la norma del Salmo, però voglio che lo guardiamo in una maniera un po' diversa. Adesso lo leggiamo e voglio fare una cosa, lo leggiamo insieme, capito? Tutti quanti, ok? 1, 2, 3, hai capito? 1, 2, 3, ok? Pronti? 1, 2, 3. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdi gianti pascoli, mi guida ora l'anima, mi conduce. E Dante camminasse nella valle del lavoro della morte, non temerà alcun male, perché il tuo è con me. Il tuo bastone e la tua verga mi sicurezza. Me, tu. Dici, spargi la mia bocca, il mio capo, e porta tra bocca. Certo. Lunghi giorni. Amen. Bello, sono contento, che bei versetti, 6 versetti, così proprio semplice. Alcuni dicono che questo salmo qui fu scritto da Davide quando era grande già, ricordandosi dalle sue avventure,
da piccolo, quando era il pastore dei gregi del papà, quando è stato il re di Israele, conducendoli nelle varie guerre, nelle varie imprese che lui ha compiuto per il Signore durante il popolo, no? Però vi voglio fare alcune riflessioni, perché ho cercato un titolo, a me il titolo del messaggio mi viene proprio una fatica. E poi come puoi dare un titolo a Salmo 23? Che titolo ci puoi dare? Dove lo puoi portare questo Salmo qui? Questi bei parole. Però voglio il primo versetto. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Ok? Il Signore è mio pastore. Pensiamo a quelli, ti voglio far pensare, le prime tre parole. Il Signore è. Mi faccio un po' di lezione stasera, ok? Signore, nella tua Bibbia, se c'hai la Bibbia come la mia, questa qui, che l'ha riveduta o del 94 o del 2006, non me la ricordo, mo, ok? Però nella mia Bibbia, le revisori della Bibbia, hanno messo la parola Signore tutto in maiuscola. Ce l'avete anche voi così? Guardate nella Bibbia vostra. Se non avete la riveduta, scusami, se non avete la riveduta, avete la Diodati, la nuova Diodati, c'è l'Eterno, che è ancora meglio. Ok? Perché? Perché l'Eterno dà l'idea di che cosa stiamo parlando qui. Però quelli della riveduta l'hanno messo tutti in maiuscola, e tu quando leggi il Vecchio Testamento, l'Antico Testamento, ti vai incontro a questa parola con tutte maiuscole, Signore, è la parola l'Eterno, che sarebbe l'Eterno, è la traduzione della parola Yahweh, YW, ok? Yahweh, l'Eterno. Lui, poi, presento, tempo presento, è. Lui è. Ti fa qualcosa a voi? A me mi fa tanto. Ti fa qualcosa a voi? Riflettici bene, lui è. Lui, l'abbiamo cantata adesso, no? Lui è la persona più importante che ci sia. Lui è la persona che su tutti gli altri dipende. Tutto il creato dipende da lui. Se non c'è lui, il creato si accartoccia, e diventa come tanta spazzatura. Lui è. Lui non ha mai non stato, se si può dire in quella maniera lì. Lui è sempre stato, ha sempre esistito, sempre presente. Dio non ha passato, non ha futuro, è sempre presente. Vedi, non ci fa niente. La vedi dal viso, sembra che è una cosa teorica per noi, sembra una cosa. Non è così. Noi dobbiamo imparare a riflettere veramente, profondamente sulle parole che noi leggiamo. Se no, il Salmo 23 rimane quello che è sempre stato per le persone religiose, quel Salmo di conforto, quel Salmo che ti può anche un po' addormentare, perché ti fa sentire bene, ti fa sentire protetto. È giusto che sia così, che ti fa sentire questa maniera. Però renditi conto di chi è che ti sta proteggendo, renditi conto di chi è che ti ha tra le mani, renditi conto di chi è. Guarda, vi leggo una cosa. Oggi, senza farla apposta, Proverbi 30, non so se voi fate un proverbio al giorno, se non lo fate vi mancate tante cose. Un proverbio al giorno, tra dei libri di proverbi ogni mese, hai capito? Vale la pena farlo, un proverbio al giorno. Proverbi 30, guarda che dice qua. Prima ammette una cosa,
Prima guarda che cosa ammetto questo. Certo, io sono più ignorante di ogni altro e non ho intelligenza di un uomo. Non ho imparato la saggezza e non ho la conoscenza del santo. Questo siamo noi. Ammettiamolo in un certo senso. Ammettiamo, non abbiamo la conoscenza del santo. Noi conosciamo il santo come tante cose religiose. È una cosa di così. Il santo, poi anche quella parola lì, il santo, lui è il santo, è lui il santo, è uno dei suoi nomi, il santo. Specialmente quella parola lì mi fa tremare, perché lui è santo e io sto davanti a lui, ignorante che sono, come l'ha messo qua, l'ha messo qua, Agur, ok? Chi è salito in cielo e ne è disceso? Chi ha raccolto il vento del suo pugno? Chi ha racchiuso le acque nelle sue vesti? Chi si è stabilito tutti i confini della terra? Qual è il suo nome? È il nome del suo figlio. Lo sai tu? Il Signore è il mio pastore. Nulla mi manca. Lo sai tu come si chiama? Lui è. Lui è. Lui è. Fallo scendere, lui è, lui è, lui è, lui è, capito? Solo la scrittura, guarda, lui è Yahweh, 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 Yahweh Nissi, lui è Yahweh Nissi, Yahweh Nissi, sai che sei il Signore alla mia bandiera, Yahweh Nissi, Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, lo conoscete quello? Che significa Yahweh Jireh? Lui è Yahweh Jireh, è ancora presente, era pure che Dio provvede. Che cosa ha provveduto Yahweh Jireh? Che cosa ha provveduto? Ve lo ricordate? L'agnello, lui è colui che provvede e ancora oggi provvede l'agnello per ogni nostro peccato. Oh, io sono agitato, solo a pensare a queste cose mi viene l'agitazione. Mi viene l'agitazione. Lui è. Lui è Yahweh Shalom. Lui è Yahweh Shalom. Che cosa è Yahweh Shalom? Dio è Dio la nostra pace. A chi lo dice quello? Questa è pure bella. A chi lo dice Yahweh Shalom? La persona che veramente ha fatto tante di quelle cose, Gideone, vi ricordate Gideone? Lui fa il sacrificio, Shalom, Gesù, 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 Gesù. E quell'altro, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah. Si è aggiunto, che è Yahweh Shammah? Chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda? Il Signore è là, il Signore è là, la visione di Ezechiele, nel tempio, Yahweh Allah, Yahweh Allah, Yahweh è nel suo tempio. E chi è il tempio di Dio? Quanti sono mirabili i tuoi tabernacoli, oh Signore. Chi è il tabernacolo del Signore? Siamo noi, dimora in noi. Shammah, Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Sitkunu. Bellissima quella. Il Signore è la nostra giustizia. Il Signore è la nostra giustizia. Gesù Cristo morendo sulla croce, morendo sulla croce, ci ha donato la giustizia, Dio ci l'ha impartita. Lui è, il Signore è, il Signore è. E poi, pensiamo a questa cosa. Genesi 1:1. Nel principio Dio, Elohim, quella è Elohim, plurale, che indica la Trinità. Lui è Elohim, lui è il nostro Elohim, colui che ha creato ogni cosa, che poi ci mette insieme Ebrei, capitolo 1, versetto 1 dice, nei tempi antichi, dei nostri padri, Dio, Theos, il nostro Theos, lui è il nostro Theos, il nostro Dio. Poi lascia perdere quello, Kurios, vi ricordate Kurios? Kurios, la parola greca per Signore, lui è il nostro Kurios, lui è, lui è,
Lui è tutte queste cose, Lui è, lo è per te. Lo pensi in quella maniera lì, lo pensate in quella maniera lì. Lui è presente per te o è una cosa del passato? Ok? Il Signore è presente. E poi che fa? Lui gli nomina una cosa bella e lo dice che quando pensa a tutti quelli diciamo nomi per il quale Dio ha conosciuto, che avevo appena detto, che danno idea di potenza, danno idea di superiorità, di maestà, di quelli che noi possiamo dire a livello umano, wow! Però non lo so se lo pensiamo veramente così noi. Quando tu pensi a Gesù Cristo, pensi in quella maniera, ti viene l'idea, wow! Mamma mia, Gesù! Io penso pure una cosa. È proprio questa mancanza qui di presentare un Gesù talmente grande, talmente potente, talmente importante, talmente tutto, che noi stiamo perdendo la generazione presente. Perché noi presentiamo un Gesù molto spesso, molto, molto, ma molto, come si dice, domesticato. Quasi quasi come uno che ti viene a servire, a te. Pensiamo a Dio, pensiamo a Gesù in quella maniera lì, pensiamo a Gesù in quella maniera assoluta, che Lui è il potente, è il Re dei Re, il Signore dei Signori. Altri sopra di Lui non c'è nessuno, ogni cosa è sottoposta ai Suoi piedi. E non c'è niente. Ma pensiamo a questa cosa qui, non c'è niente. Questo fu detto da un uomo nel 1900 a passa, che viene dall'Olanda, dice: non c'è niente nel creato dove Gesù Cristo non può mettere il suo dito e dire mio. Mio. È questo qui. Questo Dio così grande, questo Dio così meraviglioso, questo Dio così potente, si fa pastore. Che di solito, sai chi faceva il pastore? L'ultimo della famiglia. A volte anche le donne facevano le pastoresse per il gregge. Dio. In questo salmo qui il Signore è il Signore dell'universo, colui che l'ha creato, si fa pastore, prende un mestiere su di sé umile, dove sta in mense e gli animali puzzolenti. Le pecore non profumano. Sei mai stata attorno a una pecora, Sammy? No, te lo posso dire, le pecore non profumano. Non profumano per niente. E lui si è fatto pastore, stare in mezzo alle pecore. Allora, però una cosa qui, se lui è pastore, l'altra parte della la rovescia della medaglia, noi siamo l'avete detto voi. Hai capito? Noi siamo pecore e lui, vedi qua, il Signore è il mio pastore. Lo puoi dire tu? Il Signore è il mio pastore. Pronome di appartenenza, come si chiama? Possessivo in italiano? No, io a te non ti guardo mai per questo, però aggettivo possessivo in italiano si dice: è il mio pastore,
il Signore, questo gran Dio, è il mio pastore, è il mio. Puoi fare tu quell'affermazione, è il tuo pastore? È il tuo pastore? Perché solo è, la prossima frase ha senso. Se non lo è, la prossima frase non ha senso. Se il Signore presente, onnipotente, tutto ciò che la Bibbia ci spiega di Gesù Cristo, ok? È il mio pastore, allora nulla mi manca. Nulla mi manca. Ciò, sottinteso, non mi serve niente. Sono contento. Sono contento. Lo puoi dire tu a alta voce? Sono contento. Non voglio niente. Io potrei morire adesso e morirei contento. Non mi manca niente. Non voglio nient'altro. Perché? Perché il Signore è mio. Ma non siete convinti? Ma è tuo o no? Il Signore è il mio pastore. Nulla mi manca. Nulla, nulla. Un altro modo di dirlo, un altro modo di dirlo, capotarsi ancora meglio, dice: il Signore è il mio pastore, non voglio nient'altro. Non voglio nient'altro. Davide, lungo i suoi anni di guerra, di prove, di varie cose, e la vita di Davide è stata una continua battaglia, anche se Dio lo definisce come un uomo secondo il suo cuore. Okay? È stata una vita di battaglia, di prove, figli che l'hanno tradito, mogli che sono state date via, a gente che l'hanno tradito, anche il suo generale. Eppure, alla fine della vita, se è così, Davide riesce a dire: il Signore è il mio pastore, Yahweh è il mio pastore, io come pecora sto a posto, non mi serve niente. L'apostolo Paolo lo dice in una maniera proprio bella, lo dice proprio bella nei Filippesi, dove lui dice: io ho imparato di essere contento in ogni stato in cui mi trovo. Capito? Io so essere ricco, so essere povero, so essere nell'abbondanza, so essere nella penura, so essere contento. E dove la impari questa contentezza? Dove la impariamo questa contentezza? Dove si impara? Se non ai piedi del Signore, se non stando insieme al nostro pastore, che si chiama Gesù Cristo, il nostro buon pastore. Dov'è? È così? È così per te? È così per te? Questo è il nostro Gesù, capito? Poi che fa? Nei prossimi due versetti, egli, chi è egli? A chi si riferisce egli? Il pastore, ok? Egli, che fa? Tu sei contento, la pecora, se non è contento, il prossimo versetto non si avvera. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Ma scusa, non si mangia quando siamo in verdeggianti pascoli? No, in questo caso qui, tu sei talmente contento di ciò che Dio è per te, ti passa pure la fame. Ti passa anche la fame. Sei talmente pieno del tuo pastore, di quelli che lui è per te, lui dice: va, egli, terza persona, egli è terza persona, Paola, terza persona, ok, terza persona,
qua i primi tre versetti che lo vediamo, egli mi fa riposare, e il versetto 3 dice egli mi ristora l'anima, egli, questo è quasi quasi come lui qua, il salmista, sta dando una testimonianza, sta parlando a qualcuno, perché non si usa egli parlando a te, io non ti dico egli è parlare con te, vero? Sta parlando a qualcuno, come per dire ascoltatemi, ascoltatemi, questo è il mio rapporto con il mio Signore, guarda che cosa fa per me Dio. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, lui mi conduce verso le acque calme, che riposo, riposi complete, cibo in abbondanza che mi circonda, e non lo voglio, le acque non dice che vada a bere, mi conduce là, però sono talmente soddisfatto, non dice che beve, però in qualche modo mi nutre, mi nutre, lui mi nutre, mi nutre, mi nutre, mi guida, mi fa riposare, poi mi guida, che guidare, che dà l'impressione, non l'impressione, dà l'idea che sto camminando, lui guida, tu cammino dietro al tuo Signore. E lo stai dicendo a qualcuno, egli mi ristaura l'anima, te la ristaura, ti sei mai sentito svinita, ti sei mai sentito alle estremità delle tue forze? No, tu no, tu sei giovane. Lui ti ristaura, il pastore ti ristaura, ti ristaura, ti ristaura. Versetto 3, egli mi ristaura, che cosa? L'anima, quell'essere interiore, quella cosa che dentro di te brama, ok? E poi che fa? Una volta che ti hai ristaurato, che succede adesso? Che fa? Ti sei riposato e poi ti ha condotto verso le acque, ti ha ristaurato, adesso dove ti porta? Ti conduce per sentieri di giustizia, perché? Perché ha solo voglia di farlo? No, per amor sua, per amor sua, ti insegna pure mentre cammino come amarlo, per amore del suo nome, per amore del suo nome, ti conduce per sentieri di giustizia. E questa è la testimonianza. Questa è quella che Dio ha fatto per te. No, è di solito, che succede? Quando noi diciamo, Dio mi ha fatto questa cosa qui, Dio mi ha trattato in questa maniera qui, Dio mi ha condotto in una maniera meravigliosa, Dio mi ha donato questo riposo, mi ha ristaurato l'anima, mi ha condotto lungo la via. Che succede? E questo succede spesso nella vita cristiana, se voi ci pensate. Ad ogni vittoria, sai che cosa c'è dietro? Sai che c'è le calcagne? Che c'è le calcagne della ogni vittoria? La tentazione, la prova. Versetto 4. Quando anche camminasse nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male. Perché? Perché tu sei con me. Prova. Il tuo bastone, la tua verga mi danno sicurezza. Prova. Però nota una cosa, è cambiata la persona qui. Non è più terza persona. Qua non la stai raccontando a nessuno, perché quando tu passa la prova, di solito, con chi la passa la prova? Da solo. Te è tuo Dio. Dio è sempre con te, non ti lascia mai. Quando anche camminasse nella valle dell'ombra della morte, tu sei, mi piace la vecchia diadata, mi piace, meco, M-E-C-O, tu sei meco, sei con me. Sei con me, tu sei con me, tu, non voi, non lei, tu,
il mio pastore, il mio pastore si traduce in questa maniera qui: tu sei con me, tu sei il mio pastore, tu sei colui che mi dà conforto, tu sei colui che mi dà sicurezza, tu sei colui che mi fai passare questa valle e tu non mi abbandoni, tu. Poi è bella sta cosa, tu pensi, perché poi quando ti trovi nella prova, che succede? Ci troviamo nella prova e pensiamo che siamo soli, allora guai a me, e siamo tentati a lamentarci anche nella prova, perché ci viene privata qualcosa, ci succede qualcosa, non lo so, quelli che può essere, ci mancano dei soldi, si rompe la macchina, ti lascia la moglie, ti muore qualcuno, non lo so, può succedere una marea di cose, perché la vita è così. La vita è così. È immensa questa prova qui, è immensa tutti questi guai qui. Guarda che fa, che noi pensiamo, non ci pensa nessuno, no? Versetto 5, guarda come inizia il versetto 5. Questo è l'unico poi che lo vedo così, questa cosa qui. Dice, per me. Mamma mia. Altro che. E poi dice, per me, tu. Per me, tu imbandisci la tavola sotto gli occhi. La vecchia Diodati dice nella presenza, però sotto gli occhi dei miei nemici. Per me, tu. Mamma mia, ragazzi, ma vedi, è forte la cosa, è fortissima. Lascia che, perché se non ti fai impattare da questi versetti, in questa maniera, perché tu devi pensare che tu lo stai facendo questo, l'abbiamo appena letto, è Yahweh, questo è Yahweh, non è un semplice pastore così, è Yahweh che si è fatto pastore, è Yahweh che è vicino a te nella prova, è Yahweh il re dell'universo che è vicino a te, che ti passi ti segui, è Yahweh che sta preparando il tavolo per te, è Yahweh che mette le posate, i piatti, l'agnello che l'ammazza e ti prepara ogni cosa buona, la mette lì sotto la presenza della morte, nella valle della morte, lui ti prepara questo tavolo, tu lo prepara. È la sua natura di prepararti del bene quando tutto sembra buio. Per me, tu prepari la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Tu ma pensamo, tu sei seduto a tavola, pensamo, questa è la figura. Pensiamo alla figura di Cristo qui, quando si trova a tavola, sdraiato per terra qui, che succede? Maria viene da lui, spacca la bottiglia e la mette in testa a lui, intorno al tavolo, no? Davanti a tutti i suoi nemici. Tu spargi d'olio, tu cospargi d'olio il mio capo, la mia coppa trabocca anche nella prova, perché davanti ai nemici non è che non abbiamo prova, io non vado davanti ai nemici solo per andarci, mi trovo lì, perché la strada mi ha portato lì, quella strada che Dio mi ha preparata, e mi trovo lì davanti ai miei nemici, io mangio, bevo nella presenza del mio Dio e il mio Dio mi unge il capo finché la mia coppa trabocca nella presenza della prova, io trabocco, perché? Perché è il mio pastore, non qualcosa che faccio io, è lui che fa tutto, e fa tutto qui, vedi, lui conduce, lui prepara, lui unge. Versetto 6, certo, bella parola, certo, la prova, la sua testimonianza talmente bella per se stesso, che nessuna prova lo demoralizza, nessuna prova lo allontana dal suo Signore, nessuna prova lo rende incapace di sentire ciò che Dio ha preparato, di ciò che Dio sta dicendo, e nessuna prova. Può causare che lui perde la certezza
di appartenere al suo Dio. Certo, certo, bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni, non un giorno sì, un giorno no, tutti i giorni della mia vita. Ma quanto ha fatto per noi Gesù Cristo? Ma quanto ha fatto per noi Gesù Cristo sulla croce? E noi siamo talmente religiosi, talmente perfetti, non riusciamo a essere scombussolati. Questi cose, queste realtà di un salmo così conosciuto, ci devono scombussolare. Mi sono confessato stamattina. E voi già lo sapete. Provo una frustrazione, ragazzi, che non mi vengono le parole in italiano. E ti devo accontentare con quelle che ti arriva. Hai capito? Però è così. Dio è talmente grande, è talmente buono con noi. Certo, bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Che dici poi? Come ha iniziato il Salmo così termina? Notate bene, il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. E io abiterò nella casa di chi? È tutto maiuscola? È la casa di chi? Tu sei a casa di chi? Ma ti rendi conto di dove andiamo a vivere noi? Ci rendiamo conto? Gesù è là, Lui è lì. Io dimorerò nella casa del Signore per lunghi giorni. Questo è. Ok? Che succede? È tuo questo? È tuo questo? Puoi dire, questa è la mia esperienza. Questa è la mia esperienza quotidiana, questa qui. Io la vivo. La vivo. Ecco, Isaia dice questo. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, nel suo orecchio dura per udire, ma c'è un ma. Noi molto spesso che facciamo? Noi piace il pastore, ci piace tanto appartenere al pastore, però noi siamo pecore. Siamo dei pecori e non solo, siamo delle pecore furbi, perché sappiamo coprirci, sappiamo dare quell'apparenza di cose, perché è facile essere credente qua, è facile essere credente in questo posto qui, quando ci vediamo in faccia, e ci vediamo tutte belle pulite, ci hanno fatto la doccia e tutto, però quando mi vede alle 7 di mattina, alle 6:30 di mattina, con le capelli così, che potrebbe essere un po' scontoso perché non ho bevuto le prime 3 tazze di caffè, Sheila ne sa qualcosa? Noi permettiamo troppo, con la scusa di pensare al Salmo 23 a livello religioso, a livello, diciamo, della quotidianità, senza una sfida di cosa significa e di chi appartiene, da chi appartiene veramente. Perché a chi apparteniamo noi è esigente, vedi Isaia in 59, quello dove l'ho letto, vedi? Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, è il suo orecchio, è troppo duro per udire, ma le vostre iniquità vanno separate dal vostro lì, i vostri peccati vanno fatti nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Ma pensa mo'.
Noi sappiamo tutte queste cose belle, sappiamo che tutto ciò che il Salmo 23 è reale, è nostro, può essere, no? E no, e noi diciamo è mio, è mio. Eppure, passo passo con quello, io vivo per me stesso. Serve qualcosa nel mio cuore, chiamiamolo peccato, com'è? Potesse non è grande, potesse è piccolo, eh? Ma voglio far vedere una cosa. Elias, puoi venire un attimo? Questo è il filo, vedi? Metti la mano così, vedi? Il peccato, il nostro peccato, ha come questo filo qua. Perché mentre noi diciamo il pastore nostro capito, è grande, è tutto quello che vuoi, capito? Allora noi facciamo così, vedi? Ok? Ecco qua. Mo, questo è il peccato, vedi? Questo è il peccato qua. E noi facciamo in questa maniera qui, mo. Hai capito? Abbiate un po' di pazienza, perché il nodo non si fa, ok? Ok? Lo fai tu il nodo, come lo puoi fare tu? Hai capito? Eccola qua, il nodo. Ok, il nodo, ecco qua, questo è il peccato, vedi, questo è il peccato, ok, basta, vedi, mo questo qui, vedi, questo è il peccato, allora mo, e lui dice, ah, ma questo non è niente, che facciamo così noi, vedi, facciamo così, mo, spezza, vedi, e infatti questo peccato non era niente. Hai capito? Non era proprio niente, capito? Mamma mia. Allora noi possiamo peccare e avere sempre Dio con noi. Vedi, il pastore ci aiuta a rompere questa cosa. Allora domani che facciamo? Capito? Allora domani facciamo ancora un po' di più. Hai capito? Un po' di più. Ecco qua, ok? Vai mo? Se riesci a rompere, mo, rompere, mo, rompere. Ma ce l'ha fatta ancora, ma pensa te, ce l'ha fatta ancora, hai capito? Ma questa è una cosa forte, perché lui, il pastore c'è veramente con lui, allora, hai capito? Lui continua, hai capito, a credere il pastore, però continua a vivere la sua vita come niente fosse, hai capito? Allora, vedi, lui continua. E continua, no? E lui mo vivi, e pensa al suo pastore, e dice, perché me, il mio pastore, lui è forte, lui è il re dell'universo, lui è colui che fa tutte le cose bene, ha tutte le cose sotto controllo, la mia vita è sempre al sicuro con lui e non mi succede mai niente a me, perché lui mi conduce nel sentiero, mi fa tutto, eppure la mia vita è ciò che lui poi a casa, sono affari miei. Hai capito? La vive da solo. E ti svegli un giorno, dopo tante frequenze di chiesa, dopo tanta frequenza di riunione, dopo tante cene fatte, dopo tante riunioni dei giovani, dopo tanta lettura della Bibbia, però vive sempre per me stesso, non vive mai per gli altri, perché intanto io vado in chiesa, faccio tutto, io ascolto pure la voce del Salmo 23, hai capito? È tutto, è tutto. Arriva a un certo punto, vai Elias. Sta così dopo. Rompila. Non ti fa male però, che ti tagli, no, poi. Sì, ti tagli. Avete capito? Non te la rompe questa? Qua ci vuole un aiuto esterno. Ci vuole l'aiuto esterno che spezza, che ti viene a spezzare, capito? Che ti viene a spezzare una alla volta pure, capito? Perché poi quando ci sono queste cose qua, capito? Vedi, non si spezzano. Allora, capito? E Gesù viene e ti mette il dito sulla piaga e dice questa non va, però io te li spezzo perché io sono il tuo buon pastore. Questo è un po' di cotone, eh? Vedi?
come il peccato, lasciate andare, altro che il buon pastore, finché noi facciamo scendere quelle realtà nel nostro cuore, che lui inizia a fare, perché poi quei nomi lì del Signore ti puliscono, perché tu non puoi nasconderti al Re dei Re e al Signore dei Signori. Hai capito? Andiamo al Signore. Gesù è grande, è pronto a spezzare ogni legame finché, come ci dice il salmista stesso, per me tu prepari la tavola, per me tu cospargi la mia testa d'olio. Certo sono. Lascia che Gesù, con la sua grazia, ti spezza ogni legame che ti può tenere lontano da riconoscere il tuo buon pastore. Amen. Preghiamo un momento. Caro papà, ti ringraziamo per come tu, Signore, ci vieni incontro. Perdonaci, Signore, che con questa vecchia natura nostra, Signore, siamo capaci di blaterare, Signore, delle belle parole e delle belle promesse senza veramente possederne la realtà. Donaci di capire, Signore, che sei tu l'Eterno Signore con la S maiuscola, Yahweh, io sono che sono. Fa scendere nel nostro cuore questo, Signore, che non prendiamo niente alla leggera, neanche il tuo nome, finché, Signore, riconoscendoti come Signore, riconoscendi, Signore, perché tu, Signore, sei quello che il tuo nome rappresenta. Non c'è finzione con te. E far sì che anche con noi, Signore, siamo ciò che il nostro nome rappresenta. Cristiani, seguaci di Cristo. Liberati dal nostro peccato per la tua morte sulla croce, Signore. Liberi di servirti, liberi di proclamarti, liberi di testimoniare di te, liberi non più schiavi. Grazie, papà. Grazie. Grazie per la tua bontà. Nel nome tuo, Gesù. Amen. Ti posso dire una cosa? Vi vogliamo tante di quel bene, ma tanto di quel bene che voi non ve lo immaginate. E ci mancate tanto. Pregate per noi, come noi preghiamo per voi. Vieni lì. Possiamo rimanere ancora diciamo in modalità di pensare, e passerà, chiedo a Nicola di passare, chi vuole pregare potete alzare la mano e poi dopo concluderò io con la preghiera.
Signore Gesù, noi non siamo minimamente degni di tutto quello che tu hai fatto per noi e ti chiediamo perdono per questa verniciatura di cristianesimo con la quale ogni tanto ce ne andiamo in giro, quando tu invece ci hai provveduto il modo per lavarci completamente, non verniciarci e fare finta o rimanere in superficie. Signore, spezza, rimuovi, Signore, tutto quello che ci tiene così sulla superficie e che ci impedisce di andare a fondo e di dire tu sei il mio pastore, durante la prova tu sei quello che mi sazia. Grazie Signore perché hai una misericordia che va oltre la nostra immaginazione, Signore Gesù, e oltre tutto quello che noi cerchiamo di provare o di dimostrare. Signore, davanti a te non regge nessuna delle nostre performance, Signore. Grazie perché hai pazienza, grazie perché hai bontà e misericordia, e perché veramente dove il peccato è abbondato la tua grazia sovrabbonda, Signore. Grazie per questo ricordo oggi, Signore, per questo ricordo che non c'è finzione davanti a te e che se abbiamo creduto in te per questa vita soltanto siamo veramente più infelici tra gli uomini, Signore. Vogliamo essere felici in quella vita abbondante che tu ci riservi, camminando verso la meta, Signore, per quella dimora che tu stai preparando per noi, Signore. Grazie. Grazie, Gesù. E ti preghiamo insieme, ti prego per la Chiesa, perché ognuno di noi possa ritrovare la relazione o trovare la relazione che tu vuoi che abbiamo con te, Signore. Grazie, nel tuo nome. Signore, grazie per questo messaggio, grazie per queste parole che abbiamo potuto ascoltare in questo tempo e ti chiedo perdono personalmente perché riconosco che troppe volte non contemplo abbastanza la bellezza della tua presenza e la gloria nella tua presenza dentro di me e dentro di noi, Signore. Grazie per questo salmo perché ci ricorda, Signore, che non ci manca nulla, perché tu sei con noi, Signore. Quale tesoro potrebbe essere paragonabile, quale gioia, quale circostanza potrebbe essere paragonabile alla tua presenza? Perdonami per quante volte ancora mi distraggo, mi faccio distrarre facilmente da quelle che sono le tentazioni, Signore. E grazie perché hai cura della nostra Chiesa, hai cura della tua Chiesa, Signore. Grazie per questa riprensione, per questo insegnamento di oggi, Signore, che possa essere fonte e tempo di meditazione, di arricchimento della nostra fede, per crescere nella tua presenza, Signore. E davvero che anche noi possiamo dire veramente, sinceramente, profondamente che tu sei il nostro pastore, non manchiamo di nulla e abiteremo con te per lunghi giorni, Signore. Amen. Signore, noi ti ringraziamo perché nonostante
nostra coscienza lotta di continuo, noi sappiamo che tu sei il nostro buon pastore, Signore. Noi ti ringraziamo perché possiamo fare le nostre queste promesse. Ti chiediamo perdono, papà, perché tante volte noi ci dimentichiamo che la vera felicità, il vero appagamento si trova soltanto in te. La nostra anima cerca di conquistare questo mondo. Ti chiediamo perdono perché vogliamo valere un qualcosa in più in questa società e combattiamo, lottiamo per le cose che un giorno passeranno e che non avranno nessun valore. Padre, io ti prego per ognuno di noi che possiamo trovare la soddisfazione in te, quella profonda, e che ognuno di noi possa dire nella tua presenza che tu ci basti, Signore. Noi ti ringraziamo per queste parole, perché sono come un miele per il nostro cuore, che ristora la nostra anima. Ti chiedo perdono personalmente, Padre, per le mie mancanze, per i peccati, per tutte le cose che non ti onorano nella mia vita e nella vita della mia famiglia, Signore. Ma ti ringrazio per la Chiesa che ci hai donato e ti preghiamo che possiamo crescere gli uni con gli altri e assomigliare sempre, sempre a te, Signore. Grazie per questo tempo e ti preghiamo di benedire, Signore, le nostre vite e la nostra Chiesa, e che possiamo onorarti in ogni cosa che noi facciamo, Padre. Amen. Vorrei invitare il gruppo Lode, che guideranno nell'adorazione, e passiamo parola a loro. Non valgono per quel che ho, né per la forza che ho qua giù, ma per ferite pien d'amor alla croce. Non valgo per ciò che so far, se son perdente o vincitore, ma per il sangue di Gesù alla croce. La mia gioia è redentore, gran tesoro, fonte dentro me. Confido in nessun altro, sono appagato solo nel Signore. Il fior del campo svanirà, bellezza e fama passerà, ma vita eterna ci chiamò alla croce. Salute e forza o saper, orgoglio non sarà per me, ma sol Gesù mio vanto è alla croce. La mia gioia è redentore, gran tesoro, fonte dentro me. Non confido in nessun altro, sono appagato solo nel Signore.
due cose voglio confessare, il mio valore nullità, il costo mi è saldato e già alla croce. La mia gioia è redentore, grande tesoro, fonte dentro me. Non confido in nessun altro, sono appagato solo nel Signore. La mia gioia è redentore, grande tesoro, fonte dentro me. Non confido in nessun altro, sono appagato solo nel Signore. Vi potete accomodare e adesso ci avviciniamo ai simboli e vorrei chiamare fratello Donatello con Daniele e prima di chiedere a uno dei due di pregare. Fratello Mario spesso dice ma immaginate che cioè, facciamo fatica a immedesimarsi in certe cose, no? Immaginare la profondità di quello che abbiamo conosciuto e che Dio, cioè noi conosciamo Dio vero. E quando leggo questi versetti mi vengono un po' il timore, quel rispetto sano di vivere una vita che conforme alla sua volontà e sbaglio molto spesso, lo sappiamo benissimo, però questi versetti quando ci avviciniamo ai simboli ci aiutano a noi di esaminare la nostra vita, perché come mi ha legato le mani Mario, penso che ognuno di noi ha dei peccati che ci siamo abituati, no? di non vederle neanche. Però guardate cosa dice la prima lettera di Corinzi 3:16-17, dice non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Non so come voi, ma io ogni volta che leggo questi versetti dico wow, Dio mi sta davanti, mi sta dietro, alla destra, alla mia sinistra, è come l'ombra, cioè non posso nascondermi da Lui. Infatti, mentre ci avviciniamo a questi simboli, io vorrei chiedere a uno dei fratelli di pregare affinché noi come Chiesa possiamo avere il coraggio di confessare e abbandonare i nostri peccati. E allora lo Spirito di Dio veramente farà delle grandi cose e sta facendo delle grandi cose, però bisogna avere il coraggio di confessare e abbandonare le nostre abitudini che non onorano Dio e poi avvicinarsi con grande attenzione agli simboli. Signore, ti vogliamo chiedere perdono per le nostre colpe, i nostri sbagli, perché davanti a questi simboli siamo ben consapevoli quella che è stata la tua opera per noi, perché per mezzo di quell'opera che possiamo venire davanti a te, ben consci che non siamo perfetti, ma sappiamo che la tua grazia è stata perfetta per noi. Abbiamo riconosciuto che solo attraverso quel sangue, Signore, tu ci hai potuto benedire in un modo grandissimo, Signore, donandoci la vita eterna. E Signore, vogliamo accostarci a questi simboli con ringraziamento, ma anche con tremore, ben sapendo chi sei tu, qual è il tuo trono, qual è il tuo regno, Signore. E lo facciamo con riconoscenza e con rispetto perché, Signore, tu ci ami, ma soprattutto, Signore, ci hai dato la possibilità e ci dai sempre la possibilità di poter stare in comunione con te, ma anche con gli altri, Signore. Nel nome tuo. Amen.
cielo si oscurò nel giorno in cui Gesù, il nostro Salvatore, morì. In croce con dolore il sangue suo versò, il peso del peccato egli portò. Padre non guardò e scese il buio più profondo. Per noi in guerra andò, la morte affrontò, Gesù sconfisse il mal per sempre. La terra poi tremò, la pietra rotolò, il suo perfetto amore trionfò. O morte, dove sei? Gesù risuscitò, trionfita sei per sempre, per sempre sia la gloria. Sempre noi lo innalzeremo, per sempre Gesù vive, risuscito, risuscito. La terra poi tremò, la pietra rotolò, il suo perfetto amore trionfò. O morte, dove sei? Gesù risuscito, sconfitta sei per sempre, per sempre sia la gloria a Lui, per sempre noi lo innalzeremo, per sempre Gesù vive, risuscito, risuscito. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, l'agnello il vincitore. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, l'agnello il vincitore. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, l'agnello il vincitore. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, l'agnello il sempre Gesù.
risuscito, risuscito. Adesso canteremo l'ultimo canto e passerà al sacchetto delle offerte. Proverbi 3:9 dice: onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi di abbondanza, i tuoi tini traboccheranno di mosto. Io devo ammettere che quando c'è da donare al Signore sono tirchio. Ricevo così tanto, tanto da Dio, ma per restituirlo, tra l'altro quello che Lui mi dà, tutti i talenti che Lui ci dà a noi, ma quando dobbiamo onorare e restituire facciamo fatica. Però il Signore è così grande che dice: tu onorami e io ti onorerò. Questa è una cosa veramente che dobbiamo imparare tutti quanti, perché mostra anche la nostra fiducia nella sua provvidenza. Quindi adesso passerà il sacchetto delle offerte, sentitevi liberi, e anche questa è un'adorazione per il nostro Dio. Cantiamo l'ultimo canto. Il tuo mandato, Dio, ci impegna nel cuore, e Cristo veda lì, ovunque noi siamo. Non ti chiediamo per noi, ma per il tuo nome. Grazie alla croce ti preghiamo. Venga il regno tuo, che sia il tuo voler, che ogni gente, oh Dio, conosca te. Ogni popolo senta il canto tuo, finché compirai l'opera tua. Venga il regno tuo. Dacci la forza e un cuore per parlare di te. Fa le tue opere coi miserio Dio. Come vuoi usarci, seppure a soffrire, predicherò in Gesù finché respiro a te. Venga il regno tuo, che sia il tuo. Io conosca te, che ogni popolo senta il canto tuo, finché compirai l'opera tua. Venga il regno tuo, che sia il tuo voler, che ogni gente, oh Dio, conosca te, che ogni popolo senta il canto tuo, finché compirai l'opera tua. Venga il regno tuo.
venga il regno tuo. Venga il regno tuo. Bene, siamo arrivati alla conclusione. E prima di salutarci, io vorrei leggere gli annunci e anche i compleanni. Quindi la domenica prossima il culto è sempre qui a Panfilo alle ore 18. Poi nel mese di agosto si faranno solo i culti la domenica, il venerdì c'è scritto che saltano, cioè non lo facciamo per tutto il mese di agosto, quindi non ci incontreremo il venerdì. Adesso sono i compleanni e aiutatemi per favore, chiedo scusa a Gabriella Marcinelli che compie 17 anni, no scusatemi, 71. Marinelli? Però per quello no, però io ho chiesto scusa, ma in realtà c'è scritto Marcinelli, quindi Marinelli. In realtà diciamo ho commesso l'errore, ma c'è scritto, quindi in ogni caso l'avrei fatto un errore. Quindi Gabriella Marinelli compie 71 anni, auguri. Poi invece questo è il primo agosto. Invece giovedì 3 agosto abbiamo il compleanno di grande Matteo Timothy Green e compie 8 anni, è diventato già grande, un uomo, sta diventando un ometto proprio grande. Passiamo ai saluti, vi saluto Pastore Giovanni e Fiorella dalla Sicilia, vi ringraziano per le preghiere, per il sostegno, anche per tutti coloro che hanno chiamato a loro in questo periodo, per i messaggi, quindi vi ringraziano tanto. Vi saluta anche Sara, adesso mi ha detto che si trova da Marsiglia a Barcellona, cioè questo tragitto, quindi vi saluta lei tantissimo. Invece Emanuela è a Vasto, ma avevo un impegno qui e quindi non è potuto esserci. Vi saluta anche Angelo e Sandra con Enea e Elisa che sono tornate a casa, quindi stanno bene. Se volete mandare un altro errore, ma non ho visto Elisa perché giustamente è già grande, si muove, però insomma vi salutano tanto anche loro. Preghiamo per le persone che non stanno bene, che Domenico Naccarella, per Claudia Pignatelli, per Bart, Roberto e sarebbe anche a zia Pina che vive in Inghilterra, credo che questa è la zia di Giovanni. E poi preghiamo anche per Ornella Greco, questi sono soggetti per i quali possiamo intercedere. Vogliamo anche pregare per la nostra chiesa in generale, per il locale nuovo. Vogliamo anche ringraziare coloro che sostengono a distanza la nostra chiesa, coloro che donano economicamente, perché è molto importante per noi. Vi ringraziamo perché sappiamo i sacrifici che state facendo, ma Signore vi benedica e veramente come chiesa siamo riconoscenti per questo. Vorrei salutare tutti coloro che hanno seguito via streaming, saluto anche l'ospite di oggi, soltanto Davide, giusto Davide? Quindi ti salutiamo anche noi, ma ti aspettiamo nella nostra chiesa, speriamo che ti sei trovato bene. Anzi, vuoi salutare tu la nostra chiesa, vuoi fare un passo qui avanti in modo che se vuoi dire anche qualcosa sentiti libero, va bene? Pace a tutti, che Dio vi benedica. Per me è un piacere essere qui, non tutto è venuto così, Dio apre le porte, mi ha permesso di conoscere Elias e sono molto felice di essere qua, spero di rimanere qui con voi e volevo ringraziarvi perché mi sono sentito bene e che Dio vi possa benedire grandemente. Grazie Dad. Lui è un giocatore di calcio, un ragazzo colombiano, però adesso è venuto qui e starà per questo periodo qui e vediamo, preghiamo anche per lui, che il Signore possa farle comprendere se questa è la sua volontà. E quindi è bello quando arrivi in una città e vai
la prima cosa che vai non vai al mercato ma vieni in chiesa, no? Questa penso che è la cosa che si differenzia i figli di Dio. Bene, buona serata a tutti, buona cena, mangiate leggero soprattutto la sera perché poi dormite meglio e domani avrete più energie. Buona serata a tutti.